Avete avuto modo di parlare fra di voi di queste problematiche, che vogliamo ricordarle, sono prevalentemente le classi che al momento non sono idonee e quindi vengono spostate a convitto, ma ci sono anche problemi annosi come il riscaldamento piuttosto che la palestra e via dicendo. Sì, ci sono tanti problemi di cui parlare, tante cose che non vanno in questa scuola. Nelle scorse giornate insieme ad altri miei compagni di istituto, appunto durante l'irrigazione, ci vedevamo per parlare ed organizzarci al meglio per tutte queste evenienze. Ora ci stiamo mobilitando, abbiamo fatto uscire i primi comunicati stampa, sono venute le prime testate giornalistiche direttamente qua a scuola. Venerdì, molto probabilmente, se le carte sono in regola e tutto passerà, venerdì si terrà un sit-in a Piazza Loggia di pomeriggio, dalle 16 in poi. Gli argomenti trattati saranno sicuramente la decisione di voler chiedere appunto al Libero Consorzio di lasciarci i locali dell'università, in quanto a noi servono per fare lezioni in maniera regolare, poi in tal caso vedere di protestare in maniera pacifica se le nostre proposte in tal caso non verranno accolte, appunto. Già siamo arrivati quasi a metà ottobre, è una situazione che ci sta colpendo ormai da quasi un mese e che non è più gestibile per noi ragazzi, soprattutto per noi che facciamo il quinto anno, che abbiamo bisogno di tranquillità, di aule sicure e soprattutto di concentrazione, appunto. Quindi chiedo al Libero Consorzio o a chiunque se ne occupi di darsi una mossa e di risolvere il tutto il prima possibile. Dal punto di vista professionale stiamo lavorando bene, però possiamo dire che non possiamo fare pratica, cioè io sono del quinto anno e quindi molte cose le ho già imparate e molte le dovrò ancora imparare, ma per chi è primo, secondo, terzo non può usare i laboratori, e diciamo che sono fondamentali nei primi anni di istituto, di scuola, perché ti formano, e se loro non li utilizzano non avranno quelle capacità nei prossimi anni che dovranno andare ad apprendere dopo. Una volta anche gli stessi greci gestivano tutte le situazioni sia politiche che sociali in maniera molto più risoluta, ma non mi sto lamentando dell'operato di qualcuno, sto semplicemente dicendo alle persone che stanno ai vertici di comunque di guardare ogni tanto verso il basso e rendersi conto che ci sono delle vite, dei ragazzi che vogliono semplicemente andare avanti.